È un peccato che tu non ti possa vedere mentre dormi. Davvero, ti perdi uno spettacolo di una bellezza. Ma c'è la luna piena. Lo sai che dormire sotto la luce della luna piena fa diventare lunatici? Oh. Me lo diceva la mia nonna in campagna. Ah, la tua nonna francese. Massimo mi ha spiegato un po', ma... Dov'è che avete le terre? È nella campagna di Champagne. Ah, Champagne. Magnifico, magnifico. E dove? Nella zona di Reims o di Epernay? Un po' di qua e un po' di là. Ah. È per questo che adoro lo Champagne. Anche il pittore? Ma certo, chi è che non ama il grande Champagne? Ma quale dei due? Lo zio o il nipote? Anzi, dei fiamminghi, di tutti i fiamminghi, quale ti piace di più? Qual è il tuo preferito? Senti, Lorenzo, è stato bellissimo, ma adesso si è fatto veramente tardi. Mi aspettano a casa. A casa? Mm-hmm. E chi vuoi che ti aspetti più a quest'ora? Senti, sai che facciamo? Adesso ti porto nel posto più bello del mondo. Non mi chiedi dov'è? Dov'è? Non te lo dico. Arriva 3-7. Arriva 3-7 e 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dottor Conte, posso io aiutare per numeri? Sì, perché stavo controllando se i bicchieri erano sopravvissuti alla cena di ieri sera. Oh, ogni quanti, tutti. Strano, perché di solito ne partono sempre 4 o 5. Naturale, perché noi non ho usato quelli. E allora contiamo le sedie. Sì. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, perché di solito da questi parti, quando c'è uno un po' alticcio, capito? Si prende una sedia e se la porta a casa. Ah, lei non va a dormire per dare numeri a sedie, questo è terribile. Adesso è 4 ore mattina, credo. 4 e 8. Tu che fai qui? Boh, io ho esagerato uno poco con vodka, tutta notte, fatto barone russo. Allora io ho fermato qui per fare pisolino. Pisolino? Probabile. Con baronessa Nenè? No! Te conosca? Non dice questo, non dice questo. Nenè è fatto signora barona per fitteria, poi mezzanotte fuggita per andare a dormire come Cenerentola. La verità è che qui le donne fuggono via tutte. Mm-hmm. Senti un po', sviato, dimmi una cosa. Ma se la donna che tu ami fugge via con un altro, tu che fai? Mia signora moglie è fuggita con altro. E allora io ho fatto tutto, male cuore, molto soffrito, lei era stata con altro, amore passa, io ora innamorato Cenerentola, amore passa. Ma che passa, qui deve ancora cominciare. Ma siete ancora in piedi? Sarà la luna piena, volete che vi faccia una camomilla? No! Ciao Cenerentola. Cenerentola? No, camomilla poco, problema tanto. Ma quale problema c'è? La festa delle donne è andata benissimo. Madre e figlia erano felicissime di essersi ritrovate. E per me è stato bellissimo essere baronessa per un giorno. Nenè, probabile tu ragione, dottor Conte, innamorato, signora Maria. Ma chi mai parlato di Maria? Ma che dite, Maria? Ma no, niente. E che vi spettacolate pure voi? Siatole, chiudi quella boccaccia. No, è che lui ancora non capisce bene l'italiano. È normale, no? E allora se perde così non sa quello che dice. Che c'è, amore? Non riesci a dormire? Non mi va. Mi sento come se dovesse succedere qualcosa. Più di tutto quello che è successo. Non sai da quanto tempo non ero così felice. Io non sono mai stato così felice. La prossima volta invitiamo anche tua figlia e il suo fidanzatino. Fidanzatino? Tra meno di un mese nasce un figlio. Beh, poi si sposeranno, no? Speriamo. Sai, per ora... Dicono che non si sentono pronti. Beh, sono figli di separati, non è facile. La paura di fare un figlio, però, quella non ce l'hanno avuta. Anche noi non abbiamo avuto paura di separarci. Ma tu gli hai detto a tua moglie di noi? Certo. Cosa ne pensa?
Sara mi ha detto che è molto felice per me. Bene. Sai, anch'io l'ho detto al mio ex marito. Anzi, l'ha saputo prima lui di te, che ti amavo. Non è che sia stato proprio felice, però a me piacciono le cose chiare. Non sopporto i sotterfugi, le bugie. Marco, Marco! Il bambino! Come il bambino? E chiama tua madre? Sì, chiamo mamma. Hai il telefono spento, è in tournée, no? E chiama tuo padre. È il mio. Pronto, Cristina, che succede? Papà, sto male, mi sembra di avere le doglie. Ti sembra di avere le doglie? Oddio, sei sicura? Papà, come faccio a essere sicura? È la prima volta che devo partorire. Neanche io ho mai partorito, dovresti chiedere a tua madre. Come si fa a capire se sono doglie o se è un mal di stomaco? Se arrivano ogni 10 minuti, come un'interruzione pubblicitaria, sono doglie. Se arrivano ogni 10 minuti. Ma con chi stai parlando? Con Beatrice. Beatrice? Ma chi è questa Beatrice? Ah, no, papà, non è mal di stomaco, non è mal di stomaco. Mi sa che non è mal di stomaco. Mancano 20 giorni, 20 giorni mancano. A meno che non ti sei sbagliato a fare i conti. Ma li abbiamo fatti insieme i conti. Ah, beh, figurati. Però in fondo ora sto meglio. No, no, ma sto meglio. Papà, sto meglio, scusa, mi rimetto a dormire. Tranquilli. 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 Sì. Ma è calda. L'ho appena fatta, eh. Come faccio a berla? È troppo calda. Perché non mette piccolo ghiaccio? Noi russi sempre mette piccolo ghiaccio. Ma il russo beve della vodka. Naturale. Forse meglio lei beve vodkina con pepe. La vodka con pepe? Ma io c'ho un mal di stomaco, c'ho i nervi, devo dormire, non riesco a dormire. Questa medicina... Questo bene per stomaco, bene per nervi, bene dormire, bene svegliare, vodkina, pepe, bene per tutto. Pure per fare la telefonata? Naturale. E allora Massimo, chiama subito Maria e digli di tornare a casa. Mm-hmm. Ma lei non ce l'ha il telefonino? Ce l'ha, io l'ho regalato io. E allora chiamala, no? Prego. Mai. Io non mi piego. Vedrai che adesso lui piega. Marco, adesso è vero. E richiama papà. È il tuo? No, è il mio spento. Allora è il mio. È che non ci sono abituata, è nuovo. Non rispondere, lascia stare, dai. No, ma forse è mio cugino, sai, loro mettono l'allarme. Non posso andare a letto se non rientro. Ma dov'è? Ah, eccolo. Ha smesso da solo, meglio così. Sono Maria, lasciate un messaggio dopo il segnale. Pronto, Maria? Qui è un disastro, c'è un principio di incendio, devi correre a casa, io sto mettendo in salvo le tue cose. No, non è vero, non c'è nessun incendio. È forse il pepe. Ma sono le 5.57, domani mattina devi andare a lavorare. Ma non è domenica, comunque ti prego, torna a casa, torna più presto. Ma che sta a fare? Mi sono innamorato. Ma che mi succede? Io mi sono innamorato, metti lì. Ma no, sarà stata la bocca. Massimo! Beatrice, per fortuna che sei sveglia, io devo assolutamente parlarti, io credo di essere... Massimo, qualsiasi cosa tu debba dirmi, non puoi farlo adesso. Bisogna accompagnare Riccardo dalla figlia, sta per nascere il bambino. Io devo andare a casa di Riccardo e portarlo dalla figlia, ma mica deve partorire Riccardo. No, ma non a casa sua, Riccardo è qui. E perché non me l'avete detto? Beh, perché siamo clandestini. Ma clandestini solo di notte, lo sanno tutti. Sì, effettivamente la sua famiglia lo sa, la ex moglie, la figlia, sono d'accordo, eh? Anche noi siamo d'accordo.
Beatrice! Dobbiamo andare. Senti, io sono troppo emozionato. Guida tu. Ma perché io no? E non sono neanche vestita. Massimo, fai il favore, lo accompagni tu, Riccardo, che sei già vestito. Sta per nascere, sta per nascere. Ma allora dobbiamo correre. Sì, fate in fretta, andate, svegli, sbrigatevi. Ah, e Maria? Ma cosa c'entra Maria adesso? Non è ancora tornata, può esserle successo qualche cosa. Ma è a noi che sta succedendo qualcosa. Vai! Guarda che Maria! Fammi la telefonata, magari arrivo! Dimmi se non è il posto più bello del mondo. Roma a quest'ora è fantastica, ancora mezzo addormentata, con tanto spazio per i pensieri. Sì, però ormai si è fatto giorno e io devo proprio rientrare a casa. Senti. Ma chi è che chiama ancora a quest'ora? Me lo chiedo anch'io. Non rispondere, lascia stare. No, ma non posso, magari è successo qualcosa. Ma cosa vuoi che sia successo? Non suona più. Ma guarda, non suona più. Niente, non risponde. Insisti. È scattata la segreteria. Lascia detto che sta per nascere un bambino. Ma cosa vuoi che gli riporti a Maria del figlio di mia figlia? Stai, tu conosci me? C'entra, anche lei fa parte della famiglia, la nostra famiglia. È anche il bambino che nascerà. È bambina di 3 kg e 400 grammi. La chiamano Alessia. Allora, chiama Maria e dice che è una bambina e di venire in clinica. Come si chiama la clinica? È finita. È finita la segreteria. Per riprova, no? Sì. E allora? Dove vuoi andare adesso? Ma te l'ho detto, a casa. Ma io ti ho risposto che a casa non ti ci porto. Ma ti vuoi proprio separare da me? Ma ci possiamo vedere domani. Facciamo una cosa. Adesso andiamo in macchina e ci mettiamo stretti stretti ad aspettare che nasca il nostro primo giorno insieme. Ah, non mi dire di no. Non mi dire di no. Dai. Stai bene? Tutto a posto? Beh, avevamo detto stretti stretti, però. Non è possibile. Pronto? Maria? Ciao, sono Riccardo. Sì. Pronto, Maria? Ma dove sei? Massimo, ciao, sono ancora fuori. Eravamo preoccupatissimi, sta per nascere la nipotina di Riccardo, Alessa, non puoi mancare. Davvero? Pronto? Pronto? Caduto dalla linea. Pronto? Pronto? Non si sente più. No? Quanto mi dispiace. Dove eravamo rimasti? Mi si è scaricata la batteria! Datemi un telefonino! Datemi un telefonino! Hai scaricato il mio telefonino adesso? Come faccio a comunicare con mia figlia? Corri! Corri! Ho capito, calmiamoci! Calmiamoci! Corri, corri. Sembriamo due scemi sul tapirulà. È la 20ª volta che andiamo avanti e indietro, ma stai tranquillo. Andrà tutto bene, vedrai. Quando è nata Cristina non c'ero, facevo tournée teatrali allora. Pensa che la prima volta che ho avuto Cristina tra le braccia aveva già una settimana, non me lo perdonerò mai. Adesso stai per sentire il primo vagito di tuo nipote. Ma la tua ex moglie non viene? Non c'era, ho chiamato a casa, al cellulare, ma niente, solo segreteria e comunque le ho lasciato un messaggio. Vieni, sono qui, eccovi. E sono passato da casa e Beatrice era così agitata che non si reggeva più. È nata? Non ancora. Il papà? È dentro. Ma non lo sai che adesso i papà tengono la mano della mamma mentre sta per nascere il bambino? So che di solito svengono. Addirittura. Succede? Che c'è? Riccardo. Oh, Marco. Oddio. Allora, è nata? No, ancora no. Che io mi sento una nausea, mi gira tutto, è terribile. Sto male. Addirittura. Che ti dicevo? In certi casi gli uomini non servono a niente. Ma quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Mamma, per fare te ci ha messo 14 ore. Guarda che capolavoro che ha fatto, però. E io? Sono settimino. Ci frega niente, c'è un telefonino? Sì. E Conte, però una telefonata veloce che ho la scheda scarica.
amore, rispondi, ti prego, rispondi. Lascia stare. Pronto? Ah, Maria! Sta per nascere Alessia, la nipotina di Riccardo. Ma è una notizia meravigliosa. Senti, siamo all'ospedale Calvary Hospital, in via Santo Stefano Rotondo, vicino a via dei Platani, sei la seconda dopo il vialone a destra. Via Santo Stefano Rotondo 6. Via Santo Stefano Rotondo 6. E devi venire. Beatrice è emozionatissima, poi è la tua migliore amica. Dai, così mi fa il solletico. Non ho capito che hai detto, scusa. Chi ti fa il solletico? Ma no, non ce l'ho con te. Ah, e a chi dicevi? A Lorenzo. Scusa un attimo. Scendo dalla macchina. Non finirò mai di ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto per me. Ma perché sta ancora con lui lì? Ma sei impazzita? Ma ti pare questo il modo giusto per conquistare un uomo? Ma non ce n'è più bisogno. È caduto come una pera. Ah, e tu sei crollata? Non capisco. Che vuoi dire? No, crollata nel senso che sei distesa da qualche parte insieme con lui. Ma che stanno a far roba? Stanno a combinare? Ci conosciamo da un giorno. Che vuoi? Io l'amo dalla prima volta. Telefonino. Ma che vuoi sapere se ci ha fatto l'amore? Ma come corri? No, tu devi correre, anzi devi scappare. In amore vince chi fugge. Devi mollarlo e venire qui. No, mi dispiace. Magari vince chi resta. Senti, ci sentiamo dopo. Dai un bacio ad Alessia, stai vicino a Beatrice. Vi voglio bene. Basta. Ciao. Basta. Ha messo giù. Ma io non ci posso credere, lei sta lì con un altro. Ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza? Poi, senta. Io voglio sapere come si fa a stacco una al telefono mentre sei lì che... Dai. Ma che stai a dì? Telefono. È nato, è un maschio. Ma come un maschio? Ma non doveva essere una femmina? No, Alessio. Dammi qua. Ancora? No. Scusa. Spegnilo, buttalo. Pronto? È maschio, saranno sbagliati. Ma dai, è una notizia meravigliosa. È un maschio. Anch'io sono un maschio. Chiudi. Ma capisci questa ecografia? Che uno pensa che nasca una femmina e invece un maschio. È Alessio. E Riccardo non sai come era commosso, piangeva, sembrava che fosse nato suo figlio invece che il nipotino. È nato il bambino? Lei è un amico di Riccardo? Beh, è mio nipote. Ma doveva essere una bambina. E qui c'è una bellissima signora che mi dice di essere la nonna del bambino. Quindi lei è la mamma di Cristina e la... La moglie di Riccardo. Beh, insomma, moglie. No, insomma, è la moglie. Sì. Pronto, Maria? Maria, attaccato. Ma ha scaricato il telefonino. Oh, finalmente. Dai. Piacere, io sono Massimo Ricciardi. Ah, Irene. Sono amico di Riccardo e fratello, insomma, di Beatrice. Scusi, non capisco perché io non so neanche chi sia questa Beatrice. Ma perché Riccardo non le ha parlato di Beatrice? Ma no, un momento, scusi. È che ci pensasse lui, ma che vuoi, a un certo punto, io che devo fare? No, sa, un'agitazione perché... La capisco, è normale. Diventare nonna è un'emozione che... Non ci crederà nessuno. A che cosa? Che è nonna. Beh, ma io non lo dirò a nessuno. Senti, ma devi proprio tornare, sei sicura? Massimo ha insistito tanto. E poi la nascita di un bambino è sempre un momento bellissimo da vivere, non trovi? Sì, certo. Beh, anche questo era un momento bellissimo da vivere, non trovi? Avrei voluto continuare a viverlo con te, ma se devi andare ti accompagno, dai. Ma magari ci possiamo vedere un altro giorno. Un altro giorno? Va bene. Per esempio... domani, che poi sarebbe oggi. Non lo so, devo vedere i miei impegni. E a proposito di impegni, non dimenticare di ricaricare questo, perché sennò come mi rispondi quando ti chiamo? Hai visto quanto è bello? È il mio ritratto, il ritratto del nonno. Grazie, amore, grazie. Davanti, si può. Mamma. Amore mio, eccomi. Che bello, finalmente. Ciao, Marco. Ciao Irene. Ciao, Zoro. Io aspetto qui. Sì, aspetta qua. Gioia, che emozione. Grazie, amore mio. Scusa. Come va? Scusa, bene, ritardo, grazie. Grazie. Stiamo facendo le prove a carte. Sì, lo so, ti ho telefonato. Ma debuttiamo la settimana prossima. Oh, eccolo il mio amore. Tesoro mio, amore della casa. Guardi com'è bello, Alessio. Grazie, amore. L'amoruccio mio, eccolo qua.
È bellissimo. Il mio nipotino sei. È un miracolo. Sono diventata nonna. Anche una nonna giovanissima, eh? Grazie. Ma lei, scusi, chi è? Un'amica di Cristina? Eh no. Cioè, sì, anche, ma... Ecco, io veramente sarei là. Ma scusa, sì, Riccardo, tu non... che cosa? Ma scusi, ma se non è un'amica di Cristina, che cosa ci fa? Irene, ecco, io stavo... Beatrice, scusa, forse è meglio che andiamo, no? Perché abbiamo la macchina in doppia fila, scusate. Ma... Ciao, ecco, complimenti. Grazie, andiamo, amore. Arrivederci. Ciao. 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 Andiamo, amore, andiamo. Vedi, io stavo... Ma non hai visto che scusa, ma perché mi hai chiamata amore? Perché sei il mio amore, sei mia sorella. No, tu mi hai chiamata amore perché non vuoi che l'ex moglie di Riccardo pensi che sono la sua fidanzata, ma la tua. Perché Riccardo non le ha detto niente. Poi l'hai vista lei, è un'attrice. Non ha fatto niente per nascondere l'antipatia che provava per me. Ah. E poi a me di lei non me ne importa niente, ma è lui che mi preoccupa. Ma ti rendi conto? Uno che sta per diventare nonno non ha il coraggio di dire alla sua ex che ha un'altra. Ma è terribile! Vabbè, diventare nonno è uno shock, voglio dire... Prima uno è figlio, poi è padre, poi quando diventa nonno i giochi sono fatti. Oddio, puoi sempre diventare bisnonno, eh? Ah, sì, certo. Massimo, non scherzare, non cercare di distrarmi. La verità è che non ci si può rifare una vita con qualcuno che già ne ha avuta una, seppure tu ne hai avuto un'altra. Troppe vite! E basta queste vite. Dai un giro di vite a sta vita, no? No, tu mi sei testimone. E anche tu mi sei testimone. No. Che io non vedrò più quel vigliacco di Riccardo Presti, perché è un vigliacco! Guarda. Te lo giuro sulle cose più sante e sacre che ho. Ma lascia stare, non giurare su quello che è di più caro, anche perché ci sono io, spero. No, e invece lo giuro. Dammi le chiavi della macchina. Della sua macchina? Ma come fa a darti le chiavi della mia macchina? Noi poi come torniamo? Come torniamo? Non ripetere. Vi fate accompagnare dall'ex moglie di quel deficiente. Ma non fa la ragazzina, siete adulti. La verità è che tu non aspettavi altro che lui commettesse un piccolo errore per poterti liberare di lui. Sei un'ex moglie... Ti sembra un piccolo errore. Ma anche tu sei un'ex moglie. Appunto. E non voglio più essere la moglie di nessuno. Di nessuno, capito? Oh! Beatrice, aspetta! Beatrice! Ma dove va? Che cosa ho fatto? Che cosa non hai fatto, vorrei dire? Cosa non ha fatto? Non ripetere! Se hai l'età giusta per fare il nonno, hai anche l'età giusta per dire alla tua ex moglie che hai un'altra, giusto? Giusto. Ma che c'entra l'età? Scusa, per certe cose non sei mai pronti nella vita, lo sai, no? Lo dici a me, che non sono né padre né marito, Comunque bisogna fare qualcosa perché lei ha giurato che non ti vuole più vedere. No, Massimo, no, non sai che meravigliosa notte abbiamo passato. Beato te, la mia è stata un inferno, la tua? Un paradiso. Grazie per essermi stato così vicino. No, ma non è per questo, vedi. Mi sta succedendo una cosa meravigliosa. Maria, l'amica di Beatrice. Riccardo! Sì? Non tesoro, ma guarda che meraviglia di nipotino che abbiamo. Visto, tesoro? Ha il colore dei tuoi occhi. Scusa, ma adesso... Parlale. Bello, eh? Molto. Me lo tiene un attimo? Sì. Quant'è simpatico l'amico tuo. A proposito, lui è il fratello di... Devo andare a fare l'infermiera per Cristina, scusate. Sì. Ma la tua ex moglie ti chiama ancora tesoro? Ha cominciato a chiamarmi tesoro da quando ci siamo lasciati prima, è stato un inferno. Buono bello di zio, che vuoi? A nonno? Vuoi papà? Vuoi mamma? Non sai quanto tempo è che non tengo un bambino in braccio. No, ti volevo dire che Maria... Scusami tanto, ma io devo chiamare Beatrice. Non me ne frega niente. Ti l'avevo detto. Hai un telefonino? Sì. Grazie. Posso dire una cosa? E dilla. E telefonate brevi che ho la scheda scarica, grazie. Che, prendete questo. Che devo fare? Io mi vado a bere un cappuccino, va? Ma non c'è sta un bar da queste parti. Dai, Di, ti prego. Non mi sembra una cosa così grave. Ma come non ti sembra grave? Mi sono sentita un'estranea, un'intrusa. Ero imbarazzatissima. Non sai lei come mi guardava. Ma come vuoi che ti guardi un'ex moglie? Dai, acqua passata. Andiamo a vedere il bambino, sono venuta apposta. Questo è lui. È lui. Io non gli rispondo, non gli rispondo. Lo voglio cancellare dalla mia vita, non gli rispondo. Dai, Bee, ti prego. E poi non ti ho neanche chiesto com'è andata con Lorenzo. Ma com'è andata? È stato meraviglioso. Certo che devo tutto a Massimo. Anzi, lo raggiungo, sta su. No. No, ti prego, resta con me. Ho bisogno di te. Vieni con me a casa. Ok. Grazie. Sei veramente un amore. Mi stai così vicina. Ma non lo dire neanche. Se non è che io oggi pomeriggio devo uscire con papà, ma non mi va. Perché mi sento triste quando lo vedo senza la mamma. Perché non possiamo uscire tutti insieme? Beh, sai, mamma e papà in questo momento sono un po' arrabbiati. La vuoi una polpettina di nenè? No, poi in questi giorni faccio brutti sogni. E la maestra mi ha messo una nota. Una nota? E perché? La maestra dice che non sto attento. A me mi viene da piangere a scuola. La devo far firmare a mamma o a papà. Forse è meglio mamma.
Ma Beatrice non è ancora arrivata, Massimo, non c'è nessuno. Sono andati in clinica perché è nato il nipotino di Riccardo. Ah. Sì, ma a momenti dovrebbero stare qui. Senti, ma cioè io ho visto i disegni di Claudetto, belli, proprio belli. Però ci sarebbe... Sì, ma adesso non ho tempo, eh. Lo capisci che oggi è una giornata difficile? Ne parliamo dopo, amore, eh. Hai visto? Mamma è troppo agitata. Come facciamo, nenè? La devo far filmare a papà. Riprenditelo e scarico. Meno male che avevo caricato il mio in macchina. Grazie, è meglio così. Tanto è inutile richiamarla. Il suo l'ha spento. Ma Beatrice vuole solo essere rassicurata. Tu la chiami e le dici, guarda, io non ho avuto il coraggio di parlare con Irene, lei è una donna molto aggressiva, avevo paura che se la prendesse con nostra figlia e... E poi la prima volta, da quando siamo separati, che io mi innamoro veramente. No, non hai capito, Massimo. Ecco io... E che sei incantato? Io non mi sono mai separato. E che sarà mai? Sei un uomo sposato, un nonno sposato. Di fatto con Irene ci siamo lasciati 5 anni fa, ma abbiamo continuato a lavorare insieme in teatro. Insomma, non abbiamo mai chiesto la separazione. E perché? Perché lei non ha mai voluto e io... No, perché non l'hai detta a mia sorella? All'inizio era troppo presto. E adesso è troppo tardi. Massimo, aiutami. Ma che vuoi che io lo dica io? Ma scusami, se non mi aiuti tu, che sei? Che sarai mio cognato? Guarda, io un cognato già ce l'ho e mi basta. Ma no, ma io con Bea voglio sposarmi. Non è possibile, perché saresti bigamo. Massimo, Bea per me è l'ultimo treno, non voglio perdere. Allora cambia binario. Separati, chiarisci tutto con la tua ex moglie e la tua futura moglie. Vanni, andiamo, che fai là? Andiamo. E che ne so, gli se ne va. Chiarisco tutto. Dobbiamo andare a casa. Sembra facile. Con cosa? E a piedi. A piedi? Sì. 20 chilometri a piedi? 20. Oh, madonna. Andiamo, muoviti. Fermati, è un sacco di tempo che ti aspetto. Devi assolutamente consigliarmi un avvocato. Perché questa volta mi separo da Andrea e ricomincio da capo. Ti ho detto che non è il momento, scusami Mercedes. Ma come non è il momento? Non ha mai lasciato quella donna, capisci? Non è il momento di parlare con B, c'ha già i suoi guai. Ma quali guai? Sei di nuovo innamorata, stai ricominciando una nuova vita. Quale nuova vita? Non sto per cominciare nulla, anzi è finita. Finita con Riccardo? Senti Mercedes, tienti stretto quello straccio di marito che c'hai, capito? Perché tanto gli uomini sono tutti uguali e l'ultimo stronzo che incontrerai ti farà rimpiangere il precedente. Vimma, ma sei fuori di te? Sì, per una volta sono fuori di me e non posso consolare nessuno. Non ce la faccio più, Ruggia, hai capito? Non puoi tormentarmi così. Ho detto basta, capito? Basta! Oh mamma, meno male che sei arrivata. Ciao Maria. Scusa tesoro, ma non sono proprio in vena oggi, Ma mamma. Flami, ma chi hai litigato con il tuo ragazzo? No, l'ho lasciato. Oh, ma che ci avete tutte oggi? Vabbè che c'è la luna in Saturno. È troppo geloso, mi ossessiona, mi chiama 100 volte al giorno. E ti lamenti? Pensa a tuo zio che ogni tanto sparisce, quell'idiota. Ma zia, voi siete anziani. Anziani? Scusate, mi dispiace lasciarmi sola. Ho bisogno di dormire. Ah, io ti chiedo aiuto e tu mi cacci via. Non ti sto cacciando, ho solo bisogno di dormire. Certo, perché è stato tutto il giorno con quella Cristina. Ma quale Cristina? Sono andata a trovarla. Non capita di partorire tutti i giorni, o no? E poi non mi hai neanche chiesto com'è andata. Me l'ha detto nenè, è nato un bel maschietto. Ma a me che me ne importa, mica è una mia parente. È la figlia del tuo amante. Il mio amante? Ma come ti permetti? Riccardo è... Ma quale amante amante? Il fidanzato? Dai, Flami, che mamma è nervosa. Dai, accompagnami a cambiare. E certo, è nervosa. Prima era nervosa perché non aveva un uomo. Adesso è nervosa perché ce l'ha. Non ce l'ho. Non ce l'ho più, capito? Non ce l'ho più! Non puoi trattarmi così, mamma. Mamma! Dai, Flami, su, lasciala sfogare che le fa bene. Sfogate! Via! Via! Nene, meno male erano rimaste le polpette. Ma mi potevi chiamare? E ti apparecchiavo, no? Ma siamo qui un disastro. Lo so, Beatrice ha litigato con Riccardo. Fosse solo quello. Flaminia ha litigato con Beatrice. Mercedes sta cercando un avvocato. Claudietto non va a uscire col padre. Abbi pietà! Maria è tornata. Sì, grazie a Dio. È lei che sta consolando tutto. Ho detto basta, Ruggia, capito? Io non ce la faccio più. Adesso basta, Flami, non la izza, più fai così, più si incaponisce. Maria, finalmente sei qui, io ti devo parlare. Anch'io ti devo parlare, ma mo c'è un'urgenza. Flami, ascolta Mariuccia tua. Massimo, scusa, io ho assolutamente bisogno di un avvocato, perché voglio lavorare e cambio vita, cambio tutto. Ma io cambio famiglia, ma non è possibile, cambio famiglia. Il contatore è a posto, eh. Adesso controlliamo da quella parte. Ma chi sono questi? Gli idraulici. Perché c'è una falla. C'è? Una falla, una perdita. La settimana scorsa ci è arrivata una bolletta di 2600 euro. E perché non me l'avete detto? Perché se no ti preoccupavi. Serve aiuto? Se state zitti, forse riusciamo a individuare la perdita.
E se non la troviamo? Ci vuole fortuna. E se non abbiamo fortuna? Ci vogliono 25.000 euro per cambiare l'impianto. E allora ci vuole un miracolo per mettere a posto st'impianto. Dove siete? Andrea è arrivato. Sta giù al cancello. No, no, non fatelo entrare. Ma Claudito non vuole uscire. Chi lo convince? Anche qui niente. Proviamo da un'altra parte. Sta famiglia è tutta una falla. Capisci che oggi c'è la partita, il derby. Ma non sai papà che fatica che ha fatto per trovare i biglietti? Ti ho detto che non ci vado. Oggi gioca la Magica Roma. Ma non la puoi abbandonare. Ma sai che tragedia che è per Battistuta e Totti quando non si vedranno allo stadio? Oddio, e non c'è Claudito. E quello è il nostro portafortuna, non possiamo giocare la partita senza di lui. Sì, vabbè. Vabbè. Vuoi vedere che se tu non vai allo stadio, oggi la Roma perde? C'è la maglietta della Roma che ti ha regalato zio? No, l'ho lasciata a casa. Ti do la mia. Deve essere proprio dentro al comò in camera. È una vita che non me la metto. Aspetta, eh. Eccola qua. Vedi che sei fortunato? Vieni. Vai. Ma è grande. E certo, sei un grande campione. E se poi perde? E vinci tu. Sei stato con papà. Andiamo, dai. Allora ci vado. Oh, bravo. Forza Roma. Dai, che sei una forza anche tu. Mamma, vado alla partita. Bravo, amore. Grazie. Ma di che? Dov'è Maria? È in camera sua. Stavamo chiacchierando, allora ho fatto dei panini. Glieli porto io. Veramente è una cosa importante. E anche la mia. Maria, io ho sbagliato tutto, sono disperato. Io, insomma, hai capito? Ma come non hai capito? L'avrebbe capito anche un bambino. Io sono caduto per terra come una pera, mi sono sfrantumato come una marmellata. C'ho il cuore come un torsolo. E ho sbagliato tutto. Maria, io ho sbagliato tutto. Eita, Mercedes, che devi bussare? No, sono Massimo. Massimo! Oh, Massimo! Attento! Oh, che botta! Scusa, il vassoio qui. No, scusa, è colpa mia che sono così agitata. Pure io, Maria, io ho sbagliato tutto. Ma no, è colpa mia, non sono fatta niente. Anzi, dammi un panino che sto a morire di fame. Ho passato la serata più bella della vita mia. La serata, la nottata. Guarda il capello. È tutto grazie a te, capisci? Capisco, sì, capisco. Ma dico, una conosce uno per la prima volta e diventa immediatamente la serata più bella della tua vita. Ma che è il film? Sì, sì. E che tu mi hai allenata come un giocatore. Sono stata perfetta. Che te posso dire? Sono scesa in campo e ho fatto gol. Io ho gol. Che hai detto? Niente. Era tutto perfetto. C'era la luna piena, i nostri cuori che battevano all'usignolo. Sì, il canarino. All'unisono, battevano all'unisono. Vabbè. Mi pareva di sentire campane. Cannone nel mezzogiorno. Ma tu la notte l'hai passata a casa sua? Mo sta fresco. Lui me l'ha chiesto. Però un po' deve sospirare. Ma certo che deve sospirare. Stronzo. Però io sono cotta. Come la marmellata. Che c'entra la marmellata? Oh, ma che c'hai? Sei triste? No. Ma sei triste, Beatrice? Ma guarda che fa pace con Riccardo. Senti, il pupetto com'era, Caruccio? Mariuccia è più carina. Ma Mariuccia chi? Io? No. Ma come io ti aiuto a conquistare un imbecille e tu non mi racconti la cosa più importante della tua vita? C'hai ragione, sono ingrata. Sono proprio scema. Però Beatrice lo sapeva. Te l'ha detto lei? No. L'altra sera t'ho seguita, non so nemmeno io perché. Perché sono amico tuo. Perché è la figlia di mia sorella. Però la mamma non ce l'ha più. È l'amore mio. Ho sbagliato davvero. Io faccio tutto per lei, però non ci voglio rinunciare alla mia vita. Lo so, dovevo dirtelo. Ma poi c'è da vergognarsi a tirare su una ragazzina. Magari una volta me la sai conoscere. Certo, zio Massimo, chissà quanto gli piacerai. Oddio, è Lorenzo! Ma che ti chiama sul cellulare mio?
Quanto sei spiritoso. È pronto? Marie? Lorenzo! Sei a casa? Sì, sto qua con mio cugino. Ti saluta tanto. Ah, grazie. Senti, ti chiamavo per... Insomma, non è una cosa complicata, ma... No, forse tu puoi aiutarmi a risolvere un problema. E come hai detto? Ecco, ti ho telefonato per chiederti se... Ti andrebbe di vederci? Certo. Magari anche presto, perché... Ecco, è un po' difficile. Va bene, finire, sì. Ma... Non so più stare senza di te. Amore, mi dispiace, ma io devo andare. Ti prego, resta qui a dormire anche stanotte. No, non posso. Sono 3 giorni che manco da casa. Mia madre non mi risponde neanche più al telefono. Amore, non ti sembra che sia arrivato il momento di tagliare il cordone ombelicale con tua madre? Ormai non sei più una bambina. Perché? Mia madre è così cara con me. E poi... Io a casa mia ci sto benissimo. Certo, ci credo. Faccio quello che voglio. Sono libera. E allora resta a dormire qui. Non è questo che vuoi? Ma certo che è quello che voglio. Allora resti. Va bene. No. Prova a chiamare. No, meglio di no. Se poi ti dice di no. Tra l'altro dobbiamo anche parlare di lavoro. Ho una sorpresa per te. Che cosa? No, non te lo posso dire, altrimenti non sarebbe una sorpresa. Comunque io sono sicuro che ti farà felice. Carlo, io... non mi sono innamorata di te per fare carriera più in fretta. Infatti mi sono innamorato io di te per fare carriera più in fretta. Ma cosa dici? Guarda che non sto scherzando, Dai, sei un uomo arrivato ormai. Guarda che tu non hai idea della forza che ti può dare la donna di cui sei innamorato. Io da quando ti conosco mi sento come rinato, sono più creativo, mi sento più... Sono più. Ma ti rendi conto di quanto siamo fortunati? Tu sei una bellissima amministratrice e io un esperto di finanza. Un'unione perfetta. Sai allora che faccio? Chiamo mia sorella. Pronto? Pronto, Flami? Sì, ma non lo so già. Devo mettere un biglietto sul cuscino di mamma che ho scritto il nome da Carlo. Sei un genio. Ma no, che non sono un genio. Fai così tutte le sere. Tanto poi le urla di mamma le sento io. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ma tutte bollette sono? No, ci sarebbe anche un avviso delle tasse. Ma le ho detto che non le deve prendere. Ma è la quarta volta che vengono. Ho capito, ma bisogna fare che si stanca prima, no? C'ha ragione, ma sta alle volte io mi dimentico e... Mi ci vorrebbe un aiutino. Le do il fosforo? Magari sarebbe meglio... L'avancia, domani. Dice sempre domani. È come per le tasse, si rinvia. Arrivederci. Si rinvia, vabbè. Allora, saremmo... Noi due, i 3 figli del primo matrimonio di mio marito, sì. I 3 figli del mio primo matrimonio, la mia ex suocera col marito, il suo ex suocero con la mia suocera attuale. E mi scusi, ma mi sa che mi sono dimenticato un suocero per strada. E infatti, mio padre non c'è più. Mi scusi. Sì, però i genitori di mia moglie ci sono ancora, quindi deve aggiungere 2 suoceri, più la mia ex e il suo ex. Oh, Conte, meno male che è arrivato. Ecco, le presento i signori grandi, che hanno una grande famiglia. Molto lieta. Buongiorno. Buongiorno, come state? Molto bene. Dunque, dicevamo che la nostra è una famigliona perché in realtà sono 2 famiglie messe insieme. Siamo entrambi al secondo matrimonio. Beh, io penso che solo chi si è sposato 2 volte può dire di credere veramente nel matrimonio. Beh, anche nei figli, visto che ce l'hanno 6. Il primo letto. Ah, perché c'è un altro letto? A me mi avete fatto segnare solo il primo. Beh, veramente il motivo per cui siamo qui è il battesimo del nostro primo figlio.
di secondo letto. Giusto, Ottavio. Che però è il settimo. Bene, vedo che non perde il conto. Insomma, vorremmo fare un meraviglioso battesimo nella villa che ci ha mostrato il suo assistente. Villa Ricciardi. Sì, e invitare tutti, suoceri, ex, zii, e tutti quanti. Un'occasione per riunirci insieme. Potrebbe essere anche un'occasione di scontro, non per andare contro i miei interessi, ma vedi, è già così difficile andare d'accordo quando si appartiene ad un'unica famiglia che... Ma no, no, guardi, mischiarsi è meglio. C'è sempre una certa solidarietà tra chi ha avuto qualche vicissitudine. E poi, un bimbo nuovo unisce tutti, mi creda. Lo spero per voi e anche per me. Lo credo, Conte, perché se fra ex e attuali cominciano a tirarsi i piatti non basta neppure un servizio intero, Vanni! No? Vannino! Ma chi è? È la contessa De Ceccarelli. Ma mi ha consumato tutta l'acqua calda. Vischero. È ancora qua. E aspetta per quel matrimonio, sa? Quello sì, di cui le parlavo. Sì. Scusate? Prego, prego. Ma cosa urli? Ma te quando fai la doccia pensi di essere single? Cosa c'entra ora il single con la doccia? Perché consumi tutta l'acqua calda. Vuol dire che a me non ci pensi mai. Ma che dici, dai? Te consumi e consumi anche me e non mi sposi. Ma tu guarda, uno se dalla doccia deve passare al matrimonio. No, io dico, non capisco. Perché è stata la doccia fredda, come il rapporto fra me e te. Dice bene il mio babbo. Quando dice cosa ci sta a fare a Roma con quel vischero. Tanto non c'avete un futuro, non ci sta neanche un presente. Già, se vuoi litigare, dimmelo subito, eh. Io non voglio litigare, io mi voglio sposare. Ora te improvvisamente ti vuoi sposare? Ma come improvvisamente? Ma sono 7 anni che si sta insieme, O mi sposi entro il 27 del mese prossimo, o se no ti do il ben servito. Altrimenti si va dal notaio, si scrive tutto per benino, nero su bianco. Mi raccomando, il 27 è preciso, Come la bolletta del gas. Ma che ti fidi? Mi vuoi portare dal notaio? Oh, ma che sono, un appartamento, un bene immobile, No, te sei immobile e sei anche furbo, caro. Ma no, così non si va, troppo facile, No, ma che fai, te ne vai? Sì, me ne vado, non ce la faccio più. Io vado e mi butto nell'Arno. Perché io non ce la faccio più. Io voglio una famiglia, voglio un marito e voglio dei figli. Ho quasi 30 anni, Vannino, ma come si fa? C'è l'orologio biologico che si fa sentire. Te invece cosa fai? Stai dietro a quell'altro. Col Conte, con la sua tanza ancora sistemata. Siete due debosciati, siete. Oh, ecco si lavora, C'è, fermi Vanni, me l'ha rovinato lei. Perché lo porta a donne. L'ho trovata la gendina piena di catiusce, palome, jessiche. Ma quale palova? Quale agendina? Quella rossa di pelle. Ci sono anche voti! No, Conte no, Ma quali voti? E le coordinate? Giadina, dai, ti accompagno io alla stazione, aspetta! Guarda, non venire perché sennò ti butto sotto al treno, Aspetta! Paloma 10, 8, 5. Ma fa un po' come ti pare. Che codice? E 10 sono le gambe, 8 sono le tette, 5. Ma abbiamo capito. Comunque la migliore rimane sempre Catiuscia, 10. Ma pure Jessica, 10 sottolineato, 10 sottolineato, cioè, ma sai che. Tutta la cosa questa così. E vai. Oddio, no, ho fatto il per invece del più. Ciao, B. Oh, Maria. Ciao. Oh, ma che c'hai? Ma lo vedi come sono ridotta? Non riesco nemmeno più a fare i calcoli. Sono proprio fuori uso, sai. Dovreste portarmi in un'officina a fare una revisione. Una revisione di tutta la mia vita. Ma dai, non essere così disperata. Lo so, ma ti rendi conto di quante bugie mi ha raccontato Riccardo? Io mi sono fatta ingannare. Stavo lì, gli parlavo della sua ex moglie, di sua figlia. E lui non ha fatto mai trasparire nulla. Ma quelli sono attori. Le bugie le sanno di... È il loro mestiere. Magari fossi brava così pure io. Poi io non ce la faccio più a fare parte della contessa. Sono stressatissima. E che a me sta Lorenzo m'attizza tanto. E c'è bisogno della mia presenza? Mi farebbe piacere. C'è Lorenzo? Sì. Vai, vai senza girarti. Vai. Io vado a prendere. Oh, Lorenzo! Oh, ciao, Bea, come Buongiorno. Va? Che bello vederti. Una cosa subito. Finalmente cominciamo a tirar fuori i gioielli di famiglia, Ho conosciuto tua cugina, la Perla. Un gioiello. Dio, che fissazione. Sono 3 giorni che non parla d'altro. Cugina? Tua cugina Maria. Ah, a me non l'hai mai presentata. Marie, per via del francese. Maria, no? Ma sai, perché è una cugina molto, molto lontana. Lontanissima. Tamara, senti, scusa. Ma... Sì, Beatrice. Tamara, hai fatto firmare il modulo al signor Montanari? Al signor Montanari? Sì, il rinnovo. Ah, sì, certo, 2 settimane fa. Ah, bene, bene, brava. Oh, questa Maria, Lollo, vieni, questa cugina su, tu. Andiamo, mi accompagni? Dai, su, andiamo? Sì, magari. Ciao, sì, Bea. Signora. Però per martedì. Ah.
Ciao Maria. Ciao Polly. Tesoro, oggi ho una faccia che ci vuole giusto un miracolo. Devo andare a mezzogiorno dalle dame di San Vincenzo. C'è un'asta di beneficenza. E ho discusso tutta la mattina con mio fratello. Io l'ho visto una volta sola, ma mi sembra una persona così amabile. Oh, sì, sì, per quello anche fin troppo amabile. Sai, a casa di Beatrice, al ricevimento, ha conosciuto una loro cugina, una certa Marie. Oh, coup de foudre. Coup de che? Colpo di fulmine. Sembra che sia stato colpito dalle frecce di Cupido. Ma lui fa sempre così, sai. Si infuoca e poi si spegne, come un cerino. Ma magari questa volta è un focarello. Basta che non si incenerisca. Non pensi che sia una cosa meravigliosa per un uomo trovare la donna della sua vita? Penso che non sia meraviglioso per una donna trovare mio fratello. Sai, Lorenzo è un uomo molto difficile. E nessuno al mondo può renderlo felice, a parte me. Gli voglio proprio bene al mio fratellone. Comunque, se la incontro, questa la distruggo. Maria, ma è gelata. Rassoda, rassoda. Scusa, Mariuccia, ma perché non lo spegni il cellulare? Non ti stressa da morire? Assolutamente. Pronto? Sono Lorenzo. Oh, ciao, come stai? Scusa, Polissena, è una cosa importantissima. Maria, guarda che a me non dà fastidio se parli qui. Maria, devo andare dalle dame di San... Vincenzo. Maria o Marie, come preferisci che ti chiami? Come vuoi. Senti, mi fa veramente piacere sentire la tua voce, sai? Anch'io sono felice di sentirti. Ma ti disturbo? Sei di corsa? Hai il fiatone? Ma... sì, sì, sono a Villa Borghese. Ah. Sto facendo jogging per mantenermi in forma. Beh, insomma, non mi sembra che tu ne abbia granché bisogno. Sei già in gran forma. Non è mai abbastanza. Saltarin, saltarello. Ma senti un po', a Villa Borghese dove? Magari potrei raggiungerti. Ma io ho quasi finito. Sto uscendo dalla villa e poi a mezzogiorno ho una riunione con le dame di San Vinicio. Di San Vinicio? Vabbè, io conoscevo quelle di San Vincenzo, ma deve essere un altro santo, un'altra parrocchia forse, chissà. Io ho detto San Vincenzo, ma ci deve essere un'interferenza. Ma allora è per l'asta di beneficenza, ma che combinazione. Guarda che ci va anche mia sorella, Polissena. Potrei presentartela, potremmo incontrarci lì, insomma, mi farebbe piacere vederti. No, guarda, tanto io vado lì e scappo via subito. Mamma. Mamma, ma che? Che bella giornata? Sì. Sì, e pare che il tempo resti bello per tutta la settimana. L'ho sentito al meteo. Non so, magari potremmo approfittarne per un weekend insieme. Io e te da soli? Sempre che ti vada l'idea, eh? Sarebbe meraviglioso, ma io ho un altro impegno. Magari vedo di disdicercelo. Disdicercelo, c'è très très joli. Sì, è carino. Senti, vabbè, ti chiamo dopo, ok? Sì. Ok? Ok, sì. Ciao. Che grezza. Io devo studiare. Ciao mamma. Buongiorno. Buongiorno. Se non approfitto per salutarti fra un cambio d'abito e l'altro, non ci sei mai. Sono 3 giorni che manchi da casa. Ti avevo scritto un bigliettino che dormivo da Carlo. È una settimana che dormi da Carlo. D'accordo essere aperti, ma mi pare che stai esagerando. E poi chi lo conosce questo Carlo? Lo conosco io. Non basta. Mamma, lavoriamo insieme e Carlo è un uomo stupendo. Ma non lavorate insieme, sei una sua dipendente. E non va affatto bene mischiare gli affari di cuore col lavoro. E dici di essere contenta che sono innamorata? Ma certo che sono contenta che sei innamorata. Ma lui è innamorato?
o si prende solo gioco di te? Ma perché dovrebbe? Perché sei bella, perché sei giovane e sei anche molto ingenua. Senti, mamma, io non lo capisco questo attacco. La sai qual è la verità? È che tu hai paura che lui mi porti via da te. Ma questo prima o poi dovrà succedere. Io devo farmi una vita mia, sposarmi, avere dei figli. Vedi, già parliamo di matrimonio, di figli. Se fosse così, lui sarebbe molto più chiaro e sarebbe venuto a parlarne con me. Quanto sei antica. Sono antica perché ti parlo di cose che ti infastidiscono. Sempre così. Pronto? Ah, Riccardo, ciao. Mamma è in casa, sta ancora dormendo? No, non sta dormendo. No. Allora? Me la passi un attimo, per favore. No, non ci voglio parlare. Come non ci vuoi parlare? Non ci voglio parlare. Riccardo, scusa, ma adesso mamma non ti può rispondere. Dille che è importante, per favore, è importante. Faccio richiamare, se vuoi. Appena può, ti faccio richiamare. Sì, va bene, ho capito. Grazie. Mamma, ma che succede? Succede che è un uomo. E gli uomini sono tutti uguali. Non si assumono mai le responsabilità. Prendono e basta. Come tuo padre, come Carlo, come tutti. Magari qualche volta puoi sbagliare anche tu, no? Certo, ho sbagliato ad avere fiducia, come adesso sbagli tu. Buongiorno. Ciao. Che succede? Ma che c'è? Niente, ha litigato con Riccardo e se la prende con me. Veramente se la prende con tutti. Oh, finalmente ci si rivede, eh? Senti, ti non ti ci mettere anche tu. Lo volete capire che sono innamorata? E l'unica cosa che voglio è stare con la persona che amo. Chi ti può capire meglio di me? Davvero, zio? Sì, perché vedi, anch'io c'ho il... Grazie. Sono contenta che almeno a te Carlo piaccia. Sì, Carlo. Grazie, zio. Grazie. Sì. Ciao. Sì, grazie. Diglielo tu a mamma che stanotte non torna a dormire. Grazie. Ciao. Ma... Massimi... Ci sarebbe la bolletta dell'acqua da pagare, sono 2600 euro. Ma che è il modo di dirmi buongiorno? E dimmelo in un altro momento, no? Ma scade oggi. Chi me lo dice fa oggi? Dimmelo ieri, almeno uno fa qualche cosa. Ma se non ce l'hai oggi, non ce l'avevi manco ieri, 2600 euro. Senti, Massimi, io ho un libretto di risparmio. Ma che scherziamo? Dai, su, non se ne parla nemmeno, vedrò di rateizzare. Ma così ci staccano l'acqua. E beh, faremo con quella minerale. Che fai tu qui? Non vai a scuola? Ma no, non posso, c'è Ruggio. E non vai a scuola perché devi ricevere Ruggio in pigiama? Ma no, non posso uscire di casa, l'ho lasciato. Solo che lui non lo vuole capire. È da questa notte che sta qua davanti col motorino. Zio, ti prego, aiutami, mandalo via. Ma che gli dico se mi presta 2600 euro? Ma io ho cose molto più gravi da pensare, mica ste stupidaggini. E dai, zio, aiutami, io non lo amo più. E quando l'hai mai amato? M'è sfuggito. Siamo stati insieme 3 settimane. Amore eterno, eh? È la storia più lunga della mia vita, però adesso basta, non mi piace più. E poi c'ha troppi piercing e non mi sa baciare. Perché c'è piercing sulla lingua? Ma no, è che dà dei baci che durano 2 o 3 minuti. Mazza, cambierà l'apnea. E poi è troppo appiccicoso, come una caramella. Vuole sapere sempre dove vado, cosa faccio, cosa penso. E beh, innamorato? No, è che pensa che io abbia un altro. Beh, tu tranquillizzalo, gli dici che non c'hai un altro. Zio, io ce l'ho un altro. Come c'è un altro? Ma è possibile che questa famiglia tutti c'hanno un altro? Ma chi altro c'ha un altro? Dai, zio, ci pensi tu, va bene, me lo prometti, mi liberi, ti prego, dai, me l'ha promesso, me l'ha promesso. Grazie, zio, sta qua fuori, ci pensi tu, eh? Oddio, che è Ruggio? Dottore, la situazione è sempre più tragica, la falla non si trova. Io non lo so se conviene continuare la ricerca. In che senso? Ci vogliono 500 euro al giorno. Ma che dovevi cercare loro? Se fosse lei cambierei l'impianto. E se lei fosse in me già si sarebbe suicidato. €1600, dove li trovo? Sotto un cavolo. Signor Conte, noi adesso controlliamo qui, eh? Sì, scavate, che così magari trovate 2600 euro. Potrebbe esserci una perdita. Meglio 2600 euro. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sono lo zio di Flaminia. Ah. E purtroppo mia nipote è già uscita. Come già uscita? Eh sì, è uscita dall'altro cancello e mi dispiace che non vi siate incontrati. Senta, mi dia una mano lei, io sono disperato. Sono 2 giorni che la chiamo e non mi risponde. Capita. Uno chiama e quella non risponde, purtroppo capita. E questo chi è? Ah, buongiorno, è questa Villa Ricciardi? Sì, è questa. Fiori, sono per Flaminia, vero? Ma certo, deve aver trovato un riccone, no? Mi dica la verità, per favore, ha un altro? Ah, figlio mio, che madonna che ansia che c'hai pure te. Sì, c'è un altro. E chi è?
Io sono capace di tutto. Sì. Sono per la contessa Marie. E Lorenzo Vanvitelli. Ma chi è? Ma io l'ammazzo a questo. Magari. Ma chi l'ha fatto conoscere? Io. Come lei? Io sono quell'imbecille che ha presentato Lorenzo a Maria. Maria? Ma allora Flaminia non c'entra niente. Ma signore, che fai? Il biglietto mica è per lei. Mia dolce Marie, posso sperare di passare il weekend con te? Ti amo Lorenzo. E no che non puoi sperare, no che non puoi sperare. Ma porta dentro i fiori e dica che sono per Flaminia, capito bene? Flaminia, da parte di Ruggio. Ma è il biglietto. Prego, si accomodi. Lo dice lei. Ma lei è forte, eh? I capponi giù. È proprio forte. Ah, gli dica pure con un mucchio di baci. No, meglio di no, i baci lascia stare, guarda, lo consiglio io. Mi dia una mano lei, io sono disperato. Flaminia è la donna della mia vita, la madre dei miei figli. Pure te, figlio mio, però sei esagerato, però. E che? E sono 3 settimane che ci sta insieme. Ho capito, ma io l'ho capito un secondo dopo che l'ho vista. Io ci ho messo una vita per capirlo. Eh? Io ci ho messo una vita per capirlo, pronto? Ci ho messo una vita per capirlo. Ci ho messo una vita per capirlo. La macchina non funziona, ma io ho bisogno di 2600 euro. Non c'ho la macchina, non passaggio con la moto. Ah, sì, sì, grazie. Prego. Ma ti fanno male sti pendagli che c'ha le orecchie? No. Ma se tolgono? No. Eh? Ma che fai? Stai ancora a letto? Non mi sento molto bene oggi, Maria. Mi dispiace. No, non ti preoccupare. Senti, io avrei deciso di partire con Lorenzo venerdì. Mi servirebbe una meravigliosa camicia da notte, una vestaglia, un completo sportivo, un abito da sera e un vestito da cocktail. Prendili pure. La camicia da notte è nel primo cassetto. Grazie. E invece gli altri vestiti sono di là nell'armadio. Ma scusa, quanto ti fermi? Un mese? Ma no, i weekend. Ma sai come dicono i ricchi? Se ce l'hai, portatelo. Questa è bellissima, posso? Ma certo. Beh, ma non lo sapevo che i ricchi dicessero manico. Così. Comunque, dormirai con lui? No, questo non lo so. Io intanto mi apparecchio tutta, poi quando sto lì decido. Senti, mi servirebbe pure una cosuccia da giorno, perché oggi pranzo con lui. Vabbè, te li vado a prendere io. Ci vuole un attimo. Ma Bimber è tutta vestita. Eh sì, stamattina mi ero preparata, però non me la sono sentita. Devi reagire, Riccardo ti ama. Sono 5 anni che aspetta di rimettersi con te. Un amore vero, sincero. Figurati. E poi non siete più 2 ragazzini. Insomma, lo sapevi quando l'hai incontrato che aveva una moglie e che aveva una famiglia alle spalle? Alle spalle. Ce l'ho davanti a me, tutta schierata. E poi hai sentito, Flaminia? Lo chiama il mio amante, odia sua figlia, sopporta a malapena lui. Questo è giusto, vero? Sì, guarda, ci sta bene questo. Tieni. Ma perché è gelosa? Come tu sei gelosa della sua ex moglie? Ma chi io? Di quel mostro? Massimo ha detto che è una bella donna. Ah, ma guarda, non ci si può più fidare nemmeno dei fratelli. Vabbè, senti, ti ho portato anche questi. Credo che ti stiano bene. Io comunque per il momento non me la sento di rivederlo. Ma questo lo capisco, però col tempo. Fiori. Sono di Riccardo, non li voglio. No, sono di Ruggio, non li voglio neanche io. Li butto. Ma che butti? Ma che sei matta? Siete 2 ingrate. Sono bellissimi. Da che li porto io in soggiorno. Ma sì, è meglio. Bi, grazie. Flami, facciamo la pace? Massimo! Massimo! Finalmente! No, pure questa adesso. Ma chi è quello? Fidanzato, il nonno della mamma di Flaminia. Buono, buono, tranquillo. Ci sono troppi fidanzati in questa famiglia. Ciao, grazie. Prego. Massimo! Sì, che c'è? Guai, guai grossi. Di là a me, io ho una bolletta di 2600 euro da pagare. Fossero i soldi il problema. Il problema mio sono i soldi. Marco è scappato. E chi è Marco? Ma come chi è Marco? È il padre del bambino. Ah, e il bambino adesso dov'è? Ma no, il bambino è con me, eccolo qui.
Bello di nonno, ha preso tutto da me, eh? Ma è scappata pure la madre. No, Cristina è caduta in depressione, c'era da aspettarselo. Marco ha lo shock paterno, lei la crisi abbandonica. Massimo, aiutami, sono disperato, per non parlare poi di Beatrice. Dammi una mano, che posso fare? Oh, ma tutto a voi, anzi tutti a me devono capitare. Perché, scusa? Buongiorno. Salve. Signor Conte, allora si ha da fare, noi intanto saliamo, c'è il suo assistente, no? Sì, arrivo subito. Ma come arrivi subito? Tu mi devi aiutare. Ti devi aiutare? Sì, mi devi aiutare. C'ho un'idea pazzesca, eh? Sai che facciamo? Riuniamo tutti, sì. Ex moglie, futura moglie, Alessio, Ruggio, Flaminia, Manuela. Una famigliona ricomposta in occasione del battesimo del bambino, eh? Ma prima dobbiamo recuperare il padre, questo è il suo numero. Chiama tu, che se sente la mia voce riattacca, che ne so, si vergogna. Ma io ci parlo. Però tu parli con la tua ex moglie e le chiedi la separazione. Già fatto, si oppone, non sai quanto si oppone. Ma perché è ancora innamorata di te? Ma che innamorata? È innamorata della casa che abbiamo in comune. Vabbè, lasciala, no? E io rimango senza casa. Vabbè, ma arriva neanche senza moglie. Ma poi guarda, la libertà non ha prezzo. Sì, sì, hai ragione, io faccio così, io le do la casa, le do tutto. Sì, a me importa solo di Bea, scusa, tieni che tra mezz'ora ho la poppata. Poi è una grande idea, ma una grande idea quella di venire tutti per il battesimo. Una splendida idea, quanto costerà, quanto ti serve? No, ma come faccio a chiederti i soldi? Sei un parente, andiamo. Dai, poi non sono ancora un parente. Quindi si può fare. In fondo è vero, vabbè. Guarda, dammi 2.600 euro così ci pago l'acqua. 2.600. Poi con i soldi che guadagno con gli altri clienti ci faccio scappare fuori anche il tuo battesimo. Ecco qua, perfetto. 2.600. Grazie. Senti, visto che ci sei, mi potresti dare un po' di spiccioli per i fiori? I fiori per il battesimo? No, è per il bambino. Che c'entra il bambino? Sì, è la macchina. La macchina? Vuoi anche la macchina? Sì. Guarda, lascia fare a me, ci penso io, non ti preoccupare. Ma dove lo porti? Massimo! Non ti preoccupare! Senti, ancora c'ha la poppata? Tra mezz'ora. Ciao, amore. Ciao, tesoro. Puoi salire un momento? Sì, stavo andando nel mio ufficio. Ah, quello non è più il tuo ufficio. Cos'è? Sono stata licenziata? Ciao. No, è questa la sorpresa di cui ti parlavo. Vieni. Ma dove mi stai portando? No, aspetta, altrimenti non sarebbe più una sorpresa, no? Va bene. Vieni. Guarda. Benvenuta nel suo nuovo ufficio, dottoressa De Crescenzo. Ma è bellissimo. È un sogno. No, è la realtà, mia cara dottoressa. Lei è stata promossa. Ma, beh, più che promossa. Ci sono le foto, i fiori. Hai pensato proprio a tutto. Era il minimo che potessi fare per l'amministratore unico della Diogene. Diogene? Sì, una società americana con sede in Italia, di cui il sottoscritto e la dottoressa Cavalieri sono soci. Quindi lei non è più il mio... Non è più il tuo capo, ma una socia paritaria. Purtroppo lo stipendio non è paritario. Il tuo è più alto. Oh, ma Carlo! Ma tu fai tutto questo per me? Per noi. Te l'ho detto, uniti siamo fortissimi. Se guardi bene in mezzo ai fiori, ce ne dovrebbe essere uno speciale. Dai, aprilo. Non vuoi vedere che cos'è? È bellissimo. È un solitario. Non resterà solo. Vuoi tu, Manuela De Crescenzo, diventare amministratore unico del mio cuore? Certo che lo voglio. Adesso devi convocare qui nel tuo nuovo ufficio la dottoressa Cavalieri, perché serve una riunione plenaria per firmare l'accettazione della tua carica. Io convocare lei? Mm-hmm. A quanto pare non sono la prima a congratularmi. Complimenti per il tuo ufficio, amministratore. Sembra più grande del mio. E lo è, sì, perché la dottoressa De Crescenzo dovrà ricevere molti clienti e sbrigare parecchie pratiche. A proposito di pratiche, mi serve una firma da te qui e una firma da te qui. È un gioiello di famiglia? Sì. Sì, è proprio un gioiello di famiglia. Vi auguro tanta felicità. Io non credo che si possa essere più felici, vero Manuela? No, credo proprio di no, dottoressa. Beh, stando così le cose, puoi darmi del tu.
Beh, non so se mi ci abituerò mai. Sai, forse penso che dovresti abituarti tu a dare del lei a lei. Forse. È un'ipotesi che dovresti cominciare a valutare. Allora, guardi, mi mette tutte queste rose, tutte queste. D'accordo. E tutte le orchidee. Ma non voleva contenere la spesa? No, no, deve essere bello, grande, grandissimo. Che ci scriviamo sul bigliettino? Niente, anonimo. Ma come, con tutti i soldi che spende non ci scriviamo niente? Non si preoccupi, la signora capirà. E te, bella di zia, eh? Senta, mi fa una cortesia, mi posso accomodare qua che devo allattare il bambino? Sì, certo. Ti prendo una seggiola. Mi può aprire il tetto a crepe francese? Sì. I figli. Torno subito. Allora, vediamo. Ma che, marrone, ma io dato il cappuccino. Ti piace il latte macchiato? Andiamo. Vai così? Solo. Ma c'è non tanta gente! Nessuno. Dai, non ci guarda nessuno, non so. Non è possibile. Oddio! Oddio, Dio, no! Che è successo? Io... Tieni, mi sento svenire! Ci sono qua io, tranquillo, tranquillo. Oddio, tu sei un killer che uccide! Tu sei una forza della natura. Vieni qua, ancora. Come va? Meglio, grazie. È stato terribile. Cioè, magnifico. Ah. Ero tutta un brivido. Mi sentivo tutta una vertigine. Come stare in giostra. Stare in giostra? Cioè, mi girava molto la testa. No, no, no. Stare in giostra è più bello, è più bello. Certe volte hai delle espressioni tu che... Anche io sto in giostra da quando ti conosco. Scusa. Senti, è mia sorella. Potrebbe essere da queste parti. Vorrei presentartela, ti va? Oh, Dio, no, è che mi sa non che vuoi. Mi riprende. No, no, vabbè, allora no, non fa forse niente. Mi prende qualcosa di forte, perché... Sì, certo, certo. Tremo tutta, ma tu sei un vulcano. Amore mio, sono nato alle pendici del Vesuvio, forse me ne sarà rimasto un po' nel DNA. Ma ti prometto un weekend di fuoco, te lo giuro. Vieni però, adesso si mangi qualcosa, andrà meglio. Forse, dai. Grazie. Aspetta che adesso chiamiamo papà, eh? Sono Marco, lasciate un messaggio dopo il bip. Ah, pronto Marco? Sono Massimo! Sono il fratello di Beatrice, la compagna del tuo quasi suocero, il quasi zio di tuo figlio. Senti, sono con il tuo bambino e guarda che ha bisogno di te, perché senti come sta piangendo. Avanti tesoro, fa qualcosa. Sembra che dica papà, papà, papà. Adesso, hai pianto fino adesso? Niente. Lo senti come piange? Sentito che vocione, questo ti diventa un baritono. Guarda che ha bisogno di te. Devi venire a casa mia, ti aspettiamo, mi raccomando. Ciao. Ma tu però mica collabori, No, bello di zio buono adesso che non serve più. Adesso è buono. Su, ci. Buono. Mi sta venendo a piangere a me. Da come puoi vedere qui ci sono le terme, la piscina e i nostri impianti sportivi. Ti lascio anche il tariffario. Sì, grazie. Per altre informazioni siamo qua. Ciao, ci vediamo. Ciao. Buongiorno. Come siamo belle stamattina, eh? Anche te sei tutto in tiro. Ma che ci fai qui? Oggi sostituisco la direttrice. D'ora in poi lavorerò anche in amministrazione. Senti, che hai visto la Marchesa Vanvitelli? Meno male che me l'hai ricordato. Tra 5 minuti ho un appuntamento con lei in piscina per una terapia a Wazzo. Ma lavori in amministrazione e anche giù in piscina, allora? Sì, per arrotondare. Maria, ma che ti è successo? Un disastro. Beh, si vede che te fanno bene. Sei proprio sciccona. Ma che te devo dare? Lei?
No, accompagnami al bar a prendere un caffè che devo parlare con la Vanvitelli. Ma che sarà mai? Lo so io che sarà. Senti, ci vediamo fra un attimo in piscina. Ti prego, tieni la calma, io mi vado a fare un litro di caffè. D'accordo. Sei proprio bella con sto tagliere color pompelmo rosa. Te spremerei tutta. È arrivata? Chi? Maria. No, oggi non l'ho proprio vista. No, se la vedo io però. Ah, eccola, sta arrivando. Certo, sembra proprio un'altra. È un'altra. Ciao, Polly. Ciao, Maria. Mi volevi parlare? Sì. Allora parla, dimmi. Sono io la cugina di Massimo. Quindi anche la cugina della direttrice? No, Fabio, c'è una storia lunga. Non sono né la cugina, non sono contessa, né sono francese. Sono quella che se li incontri l'ammazzi. Oh. Ma no, in fondo sono felice. Credo che tu sia la donna giusta per lui. Ma davvero? Ma io ero così preoccupata. Ma allora terrai il segreto. Guarda, solo fino a venerdì, te lo giuro, poi gli dico tutto a tuo fratello. Perché? Che succede venerdì? Mi ha invitata fuori per il weekend. Ah, ma è meraviglioso. Vai, vai, vai tranquilla. Ma Polly, io credevo che tu ce l'avessi con me. Invece hai capito che mi sono innamorata davvero. Ma certo, e sicuramente anche lui, il mio adorato fratellone. Beh, lo spero. Perché no? Sei proprio un'amica, Polly. Ti voglio bene, grazie. Oh, Fabietto, grazie, grazie. Ciao. Oh, sto guazzo è pazzesco. Ciao, Maria. Rilassami. Chiuda gli occhi. Rilassami. Chiuda gli occhi. Beatrice! 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 Massimo! Ci sono visite! E Alessio ha bisogno di te! Ma come? Dai! Acqua! 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 Acqua, la palla! Abbiamo trovato la palla! Ah. Aspetta qua, bello del zio! Trovata, signor Conte! Ce l'abbiamo fatta, eh? Che è successo? La palla! Sì, sì, l'abbiamo trovata! Avete trovato la palla! Siamo ma voi siete una cosa meravigliosa! Allora, è tutto a posto! Sì, magari. Ma come magari? Avete detto che se trovavate la palla si aggiustava tutto! Ho capito, ma questa è una voragine, non si può aggiustare! Bisognava rifare l'impianto, gliel'avevo detto. Ci sono i tubi del riscaldamento che si stanno a squagliare, i tubi del gas che sono arrivati. E io che devo fare? Cambia casa! Ma come cambia casa? Ma che sta di? Io cambio idraulico, scusa! Ha detto? Guardi che siamo noi che cambiamo cliente! Ma come quanta gente ci chiama durante il giorno? Abino, pia gli attrezzi che se ne andiamo, va. Aspetta, ci deve un momento. 1.000 euro per l'ispezione, domani le mandiamo la fattura. Ma abbia pazienza. Sì, signor Conte. Scusate, ma io che ci faccio con sta buca? Se la faccio riempire dall'altro idraulico. Noi ci idraulici? Signori idraulici, abbiate pazienza, è un momento difficile. Le cose sono complesse, si sono accavallate. C'è Riccardo che è disperato e sai che cazzo gli frega questi di Riccardo. Sì, gli idraulici sono nervosi e se ne sono andati via. Ma il bambino, perché l'hai portato qua? Perché il padre è scappato, la madre piange e Riccardo è disperato. Eppure io. Oh, Madonna, amore, adesso nonna Vicky fa qualcosa da mangiare. Dai. Cara Maria, è arrivato il momento di confessare a te e a me che nella mia vita si è aperta una voragine. E se fino adesso era tutto arrugginito e il mio cuore era seppellito come un tubo nella terra, è sbucato fuori e si è aperta una falla. Io so quanto può costare l'amore, ma è un prezzo che bisogna pagare, come l'impianto dell'acqua. E stati, ma che c'entra l'impianto dell'acqua? Un prezzo che bisogna pagare al destino.
Buonasera signora, scusi, abita qui la contessa Marie? Sì, sono io. Ho dei fiori per lei. Oh. Eccoli. Ma sono bellissimi. Li porto dentro, eh? Sì, grazie. Pronto? Parlo con la donna più bella del mondo? Lorenzo. Hai ricevuto i miei fiori? Sì, sono splendidi, sei veramente un amore. Ma sei di fretta? No, è che stavo entrando in casa. Vabbè, ti chiamo dopo allora. Presto però. Ciao, amore mio. Cucina. Ho visto Paolo e Giuseppe che andavano via. Sono stato io, gli ho dato la serata libera. Peccato, proprio stasera che pensavo di cenare con Ciao. Te. Beh, sai, ho un po' di lavoro, poi venerdì vado fuori. Pensavo di fare uno spuntino veloce. Alla faccia dello spuntino veloce, guarda quanta roba. Beh, quasi quasi mangio qualcosina anch'io, eh. Mm-hmm. Dov'è che vai venerdì? Al mare. Vado alla casa al mare, ci porto anche Marie. Beh, non vedo l'ora di fartela conoscere, sai? Non c'è bisogno. Senti, dai, non ricominciamo. Non è una storiella come tutte le altre. Fratellone, sei innamorato. Dovresti essere contento, un pochino contenta? Poco. No, dicevo che non c'è bisogno che me la presenti, perché la conosco. Meglio di te. Ah, sì? Marie non è la cugina di Massimo, non è contessa e non è francese. Si chiama Maria e fa la massaggiatrice allo Sporting. Sta la Zarona. Maria? Beh, pensa che fortuna, no? Ma perché tu lo sapevi? Certo, certo che lo sapevo. Io ho cercato tanto una donna nel nostro ambiente, ma non mi interessano, sono troppo superficiali. Io volevo una donna vera che mi desse emozioni vere. Ecco perché me ne sono innamorato. Ecco perché. E comunque non è una lazzarona, è una persona sincera. Ma come? Ti hai detto tutte quelle bugie? Non a me. Forse le avrà dette a te perché sai che sei una gelosona. Facciamo pace. Dai, brindiamo. Brindiamo. Dai. Sai, Marco è sparito, mamma è partita. Io mi sono sentita persa. Non so se ce la faccio da sola. Quando è nata Manuela ho avuto una crisi terribile. Sentivo che la mia vita cambiava e avevo paura. Però la piccolina era così dolce e mi guardava con certi occhioni. Mi ha dato una forza. Quando nasce un bambino nasce anche una mamma, sai? Beatrice, non sai quanto ti sono grato. Lo faccio per Cristina. Un po' anche per me, spero, no? Tu hai parlato con Irene? Sì, è per questo che è partita. Cristi, secondo me adesso ha fame. Posso dargli un biberon? Grazie, Flami. Te lo preparo io dopo, non ti preoccupare. Okay. Senti, se rimani a dormire qui questa sera, puoi stare in camera con me, così se si sveglia ti aiuto. Non so cosa hanno deciso. Oh, ecco la famiglia riunita. Grazie a te. Massimo, lo vuoi un piatto di pasta? Ho apparecchiato anche per te. Non hai mangiato niente. Ma Nenè? È al cinema. Nenè è al cinema? Ma qui, sono 20 anni che non va al cinema. Con Sviatoslav. Ah, allora il fidanzamento è ufficiale. Oh, di Maria neanche l'ombra. Eh sì, è tornata da più di un'ora. Ah, ma si è fidanzata con un miliardario. Le è arrivata una montagna di fiori e neanche passava per la porta. E non me lo dite? Io non mangio. Massimo! Ma che è?
erano pure di più. Un giardino incantato. Ciao. Ma che fai? Hai dormito vestito? Sì. Ma pure tu hai dormito vestita, sei tutta stropicciata. Ma no, questo è così. Parti, eh? Sì, parto. Ma che spettacolo, ma chi te li ha mandati? E chi vuoi che me li abbia mandati? Lorenzo. Come Lorenzo? Ma non c'è il biglietto? No. Ti pare che uno manda un po' di fiori così e non ci mette neanche il biglietto? Voglio dire, è pure una spesa, no? Quindi... Sì, ma lui mi ha chiamata e mi ha chiesto se mi erano arrivati i fiori. E poi non c'è nessun altro che mi manda dei fiori così. Ma sì che c'è. Ma tu non mi devi dire niente. Sì. Allora dimmelo. Ciao. E tu dimmi in bocca al lupo. Ma in bocca al lupo di che? Devo dire la verità a Lorenzo, tu mi capisci? Magari va tutta all'aria. Magari. Come? Magari, capisci? Speriamo. Vuoi che parta io con lui? Chi, tu? Sì. Così gli dico, guarda che non è una contessa, ma è una signora. Anzi, una gran signora. E se tu ancora non l'hai capito, vuol dire che sei un cretino! Un emerito cretino che non si merita una così, ecco! Che non se la merita una così! Massimo, forse... è meglio che gli parlo io, eh? Ciao. Ciao. Sono 2.000 euro per il rinfresco, 500 per i fiori e gli addobbi e 3.000 per l'affitto della villa. Sì, il conte mi aveva parlato di una cifra del genere. Vi abbiamo fatto anche uno sconto, eh? Un'offerta speciale. E come mai uno sconto? Perché non sarete soli. In che senso? Nel senso che faremo anche un altro battesimo. Paghi uno, prendi due. Ah, e chi sarebbero questi altri signori? È un'altra famiglia, una famiglia grande come la vostra, piena di ex, di attuali. Insomma, come va oggi, capito? Tanto, mi scherzi per mi scherzi? Tanto vale risparmiare, no? Scusate. Scusate, pronto? Pronto, Vanni, sono Massimo. Oh, Conte, come va? Ce n'è ancora quell'agendina? E chi la butta? Allora voglio una Jessica, o una Paloma, o Catiuscia, ma che sia 10, 10 e 10. Con due poppe così, perché me devo smemorare, mi devo. Ma lei mi invita a nozze, c'ho due 10-10 che lei non si ricorda più neppure come si chiama. Con due poppe così, sì. Bene, arrivederci, arrivederci. Poppe? Poppe. No, è che stiamo organizzando un funerale. Pompe funebri. Che ha detto poppe? Ah. Avete capito male, pompe. C'è qualcosa che non va? No, è che io
Ho bisogno di parlarti. Bene, avremo tutto il tempo. Adesso però sai che facciamo? Passiamo un attimo da casa, ci cambiamo, ci mettiamo un po' più comodi e ti porto a salutare il mare, eh? Prima che vada via la luce. Un sorriso. È un posto bellissimo. Sono contento che ti piaccia. Specialmente poi di questa stagione, è davvero particolare. A volte il mare porta sulla spiaggia delle... Io ci ho trovato delle cose incredibili. Se siamo fortunati... Ecco, una bella conchiglia. Ah, questa è bella. È bella, un regalo. Un regalo per te, amore mio. Senti, Lorenzo. Sì. Io... Che mi vuoi dire? Ti aiuto? Vediamo se indovina. Forse vuoi dirmi che... Che non sei francese? Che non sei contessa? E che non sei cugina a nessuno e che non ti chiami neanche Marie? Ma sei soltanto Maria. La mia Maria. Ho indovinato? Ma allora sai anche che... No. Io non so più niente. Anzi, una cosa la so. L'unica persona che ci rimetterà in tutta questa storia è mia sorella. Perché rischia di perdere una... massaggiatrice, esatto. Però potrebbe acquistare una cognata. Sempre che tu lo voglia. Può rispondere sì, può rispondere no. Puoi anche non rispondere. Speciale. Mio padre l'ha fatta costruire più di 30 anni fa. Andiamo. Pure messi fa ballare. Ti piace? Molto. Questa discoteca non la conoscevo. Dove l'ho portata, eh? Senti, ci prendiamo una cosetta da bere? Sì, perché c'è la gola un po' secca, però poi andiamo a ballare. Alla grande, comunque fatelo dire, sei fantastica. Grazie. Guarda, vieni con me, vieni. Sei un amore. Guarda come si fa! Conte! Ciao Marco. Tutta vita, eh? Buonasera, ma lei che ci fa qui? Ah, che ci faccio io? Beh, sono venuto a ballare. Io non è che ci ho avuto un figlio da poco, eh. Voglio dire, sono un uomo libero. Senti, perché non ci andiamo a fare due chiacchiere fuori? Salute le amiche. Vieni. Aspetta che prendo la giacca. Scusate, io vado. Ciao. Pensa alla cosa più bella che ti viene in mente. No, di più. Vuoi che rientriamo? Sì, fa un po' freddo. È un po' freddo, sì, purtroppo c'è anche il riscaldamento rotto in casa, ma non era previsto. Certo che la vita a volte è una disgrazia dietro l'altra. Pensa che stanotte saremo costretti a starcene appiccicati l'uno all'altro. Pazienza. Ferma così. Che c'è? Sono preoccupato, sono molto preoccupato. Perché? Ma ce la farò io a resistere a tutta sta bellezza?
Allora il tuo conto non arriva? Vanni? Che c'è? Il conte! È lì che parla con uno che ha avuto un figlio dalla figlia dell'uomo di sua sorella. Conte, poveraccio, c'ha una vita incasinata. Ma lo dovevi presentare proprio a me? Il fatto è che io ho paura. Ho paura, non me la sento di fare il padre di famiglia. Perché non mi capisce? Mi sembra che la mia vita sia finita. Ma che dici? La tua vita comincia. E però ormai c'hai il bambino, non puoi lasciarlo da solo. E lui c'ha bisogno di te. Capirai, io mio padre l'avrò visto se no a Pasqua e a Natale. Eppure sono cresciuto benissimo lo stesso. E non mi sembra. Altrimenti sapresti prenderti le tue responsabilità. Poi ti vogliono aiutare tutti, i tuoi genitori, i genitori di Cristina. Io ho 25 anni, no? E allora? Meglio farli subito i bambini, senza starci troppo a pensare su. O puoi finire come me, che c'ho il doppio dei tuoi anni e sto solo come un cane. Dopodomani c'è il battesimo ad Alessio. Decidi tu. Va bene? Va bene. Ciao. Grazie. Allora, come va? Bene, ci si stava addormentando. Mi dispiace, sono affari di famiglia. Dove si va? Ma, si va a letto, siamo stanchi. Che dici? Dico di sì. Vamo a letto, va. Mettimi. Ma sei raffreddato? No, ma che raffreddato? Forse hai preso freddo? No. Ecco. Grazie a me. Ma deve essere allora il golfino, sai? Ah, sei allergico all'angora? Mi sa di sì, forse. Se vuoi lo tolgo. Sì, è meglio. Aiuto? Sì. Ah, amore mio. Eccola qua, che cacchio! E allora deve essere qualche cosa nella camera. Spero almeno di non esserlo io. Ma che c'entri te? Che c'entri te? Vabbè, basta, va. Me ne vado. E allora vado anch'io. No, ma che tu rimani? Ma dove vai? No, tu rimani qua. Sono io che stasera non sto messo tanto bene. Ciao, bellissima. Ciao, bellissima. Sono Maria, lasciate un messaggio dopo il segnale. Ah, pronto, sono. Mi scuso, ho sbagliato. Ancora sveglia a quest'ora, stai? Sto sistemando il vestitino per Alessio. Ma lo sai che con questo vi ci siete battezzati tutti? Che tenerezza. Senti, a proposito, Marco, il padre verrà? Sì. Quella povera figlia soffre così tanto. Anche lui. Ma perché l'hai incontrato? Che ti ha detto? Che c'ha paura. Chi è che non c'ha paura? Ce n'ho tanta io di paura all'età mia. Perché? E perché? Che Sviatoslav mi ha chiesto di sposarlo. Nene! È per questo che sto qui a quest'ora. La mia sposina, la novia. Oh, in camera di Maria ho trovato sta lettera sotto i fiori. C'è scritto per Maria. È la calligrafia tua, no? Ma è chiusa? Sì, stava sotto i fiori che Maria aveva messo sul comò. Mi dispiace, ma se vede che non l'ha vista. Ma che ti dispiace? È bellissimo, perché non l'ha aperta, capito? Quindi non l'ha letta. Ah. Ma come? Gli hai scritto una lettera e sei contento che non l'abbia letta? Sì, perché non ha risposto lei. Non mi ha risposto, hai visto? È questo, Basta che siate tutti felici. Auguri, grazie. Auguri, mamma. Grazie, tesoro. Vedrai, non è detto. E poi bisogna sempre sperare. Magari le cose si sistemano. È sempre un errore. Sono così felice.
Scusate. È un momento. Certo, figurati. Quanto è carino. Prima non sono riuscita a dirtelo, ma ci tenevo. Sono molto felice che tu sia qui. Certo, non potevo mancare al battesimo del mio nipotino. Sai di allora come va? Come vuoi che vada? Malissimo. Vai. Sono terribilmente in crisi. Vai. Ma non è meglio che se la vedano tra donne? No, perché sono le tue donne. Hai ragione, adesso vado. Però prima bevo qualcosa, eh? D'accordo. Per favore, qualcosa di forte. Conte, desideravo tanto conoscerla. Sono l'ex moglie di Luciano, il dottor Grandi. Incantato. Io sono quasi marito, nenè. Molto piacere. E fino all'ultimo sono stata un po' indecisa se venire o no. Ti capisco, ero preoccupata anch'io. Anche tu? Ma allora, di chi è stata la decisione? Di Massimo. Ha voluto riunire tutte le famiglie. Ma lo sa, signora, che Alessio indossa l'abitino di battesimo di casa Ricciardi? Davvero? Sì, speriamo che sia di buon auspicio. Comunque, grazie. Oh, non è me che deve ringraziare, io sono solamente la tata. È Beatrice che ha avuto l'idea. Beatrice, davvero? Sei così cara? Pensare che quando ci siamo conosciute io sono stata così sgarbata con te. Beh, non è stata certo colpa tua. Assolutamente no. La colpa è mia. Solamente mia. Credo di dover chiedere ufficialmente scusa alla mia ex moglie e alla mia futura moglie. Cosa? Ma Riccardo, ma... Beh, allora, visto che ci siamo, io vi presento Giovanni. È un mio caro amico, veramente il mio fidanzato. Giovanni? Non capisco questo ritardo. Sì. Ecco, Beatrice. Buongiorno. Riccardo. Molto lieto. Giovanni. Massimo, ma dovremmo cominciare. E non sono ancora arrivati tutti, non possiamo... Conte! Oh, completo, finalmente. È arrivato anche il babbo. Hai visto? È andata proprio come dicevi. Buongiorno, tu. Buongiorno, con ciao. Ciao. Guarda, Cri, guarda chi c'è. Cristina. Marco. Amore, perdonami. Dov'è il bambino? Mio figlio. Eccolo, prendilo in braccio. Oddio, quanto sei bello. Grazie, Cristina. Grazie, amore. Adesso possiamo proprio cominciare. Signori, per cortesia, accomodatevi. Iniziano le cerimonie. Venite tutti. Padre, li faccia sedere. Con calma. Con calma. Prego. Ecco, come diamo noi. Accomodatevi, prego. Venite, venite, comincia. Anche per te. Ciao. Ciao. Ma che fai? Aspettavi qualcuno? Sì. Venga. Grazie. Degli ospiti che si sono persi. E allora ero qui, di vedetta. Ma che è successo? Perché sei venuto in taxi? Sono successe tante cose. Lorenzo se l'è presa per la bugia e non ha retto la verità. Ma io te l'avevo detto. Lui è un tipo così, capito? Ma guarda che non ti sei persa niente. Perché quello è un essere meschino, orribile, capisci? Non ha capito che tesoro aveva fra le mani. Guarda che la maggior parte degli uomini perde l'occasione della propria vita per una sciocchezza, per una lettera non aperta, per un mazzo di fiori senza il biglietto. Massimo. Cosa? Tu sei il primo a saperlo. Mi ha chiesto di sposarlo. Ah. Ma come, ti ha detto proprio Maria mi vuoi sposare? Sì. Ma come te lo dico io adesso? Maria mi vuoi sposare? Sì. E tu che hai risposto? Sì. Proprio sì. Ma non vuoi baciare la sposa?